Sanremo, 9 febbraio 2024, vediamo un po' quello che è successo. È stata una serata di duetti, ma anche di cover, quella di ieri. Grandi ospiti si sono andati a susseguire, tra cui ricordo Roberto Vecchiori, Gianna Nannini, Umberto Tozzi, Riccardo Cocciante e la meravigliosa Lorella Cuccarini. Va bene? Diciamo che la serata non è passata inosservata per quello che è stato posto, la meglio da. Come si dice sul web, sarebbe stata la bellissima Angelina Mango, figlia di il grande Mango, va bene? Sì, è posta anche la bella Lorella Cuccarini, che ha proposto dei magnifici medley, tra cui La notte vola, Sugar Sugar, entra poi Fiorello con una folta parrucca nera, in una versione inedita di lui stesso, però portato a Manuel Fraccio, e anche Amadeus che addirittura fa il baveno, va bene? E la Sugar va a salutare Pippo Baudo, che effettivamente parlando l'ha lanciata anni addietro. Duetti strepitosi, tra cui ricordo quello di Annalisa, che spaccano Sweet Dreams, The Eurythmics, in duetto con la rappresentante di lista, Gazelle e Fulminacci, che scelgono Notte Via degli Esami, e il teatro li accompagna con le luci dei telefonini. Un bacio ad Antonello Venditti, grazie Senato, ti vogliamo bene, va bene? Insomma, è stata una serata ricca, pregna di emozioni, quella di ieri, secondo i più. Angelina ha letteralmente stravolto tutti. Omaggiando forse il padre con la rondine, ha fatto veramente un'esibizione canora degna dell'unica porta. Bene, emozioni totali complete, impatto elevato grazie ai santi francesi con Skin sulle note di Alleluia del grande Leonard Cohen, che non è passata inosservata. E poi la standing ovation proprio per Angelina Mango, che è la favorita, da come si legge sul web, per la vittoria con la rondine. Dell'amato padre, che ha letteralmente incantato tutti i presenti del Teatro Ariston di Sanremo. Ciao a tutti, una buona giornata a voi.